Ciao a tutti da Maurizio Liuzzo. Per chi non mi conosce, io sono un cantante italiano sposato con una donna della Romania, esattamente della città di Târgu-Jiu. Oggi sono qui a diffondere questo video per tutti i miei amici della Romania, soprattutto per gli amici di Târgu-Jiu, di Craiova, Bucarest, Timișoara e anche delle altre città, che sono tante, dove io ho tutti questi miei amici. Mi rivolgo a voi perché? Perché io sono molto preoccupato non solo per gli italiani che stanno vivendo e stiamo vivendo un momento veramente tragico, ma anche per voi, perché io, pensate che in Italia, dove abito, che abito a 50 km da Milano, io ho Digi a casa e tutti i giorni sto seguendo i vostri telegiornali, i vostri programmi, e sto vedendo delle cose veramente allucinanti. Vedo delle persone che fanno festa, fanno grigliate, persone intervistate che dicono: ma non è vero, non esiste questo coronavirus, non ci credo, è tutta una montatura, è tutta una farsa. Amici miei della Romania, non credete a tutto questo. Dovete stare a casa, prendere tutte le precauzioni, perché questo coronavirus uccide. Pensate che in Italia ogni giorno muoiono più di 700 persone e siamo già giunti a quasi 100.000 infettati. È una cosa seria. Anche in Italia, nel mese di gennaio e anche fino alla metà di febbraio, la situazione è stata sottovalutata e adesso la stiamo pagando, ma la stiamo pagando con le vite umane. Muoiono tante persone, e non sono solo le persone anziane, muoiono anche i giovani. Purtroppo muoiono anche i giovani. Quindi, amici miei della Romania, vi prego, io vi voglio bene. Per chi mi conosce sa, in questi 10 anni che io vengo tutti gli anni in Romania, quanto amo il vostro paese, la vostra gente. Io vi amo tutti. Ogni anno vengo a cantare per voi a Târgu-Jiu, a Craiova, in TV Access, perché io vi amo, sono molto preoccupato. Non sottovalutate la situazione, questo maledetto coronavirus uccide, e io non voglio sentire amici miei che magari possono perdere la vita per questo maledetto coronavirus. La cosa è seria, veramente, credetemi, ve lo dico con il cuore in mano. State a casa, abbiate tutte le distanze di sicurezza. Io, guardando Digi, ho sentito anche il vostro presidente che ha preso giustamente tutte le precauzioni, come sono state prese anche qui in Italia. Quindi seguite le voci del vostro presidente, seguite i consigli dei medici, dei tecnici, degli scienziati. Non seguite i consigli di tutte quelle persone che dicono che questo coronavirus non esiste. Non è così, amici miei. In Italia stiamo pagando cara, molto caro, questo coronavirus maledetto. Lo stiamo pagando molto caro, con tante vite umane che ogni giorno ci lasciano. Quindi siete ancora in tempo. Spero che siete ancora in tempo ad avere tutte queste precauzioni, come già tutti i giorni sentite anche nella vostra televisione in Romania. Quindi vi prego, lasciamo perdere gli abbracci, i baci. Ci sarà tempo anche per le feste, per le grigliate. Io spero, come tutti noi, tutte le persone di questo mondo, non solo italiani, spero che tutto questo finisca, che tutto si riprende in un modo come si viveva prima, e che un giorno possiamo abbracciarci
tutti quanti, ma adesso non è il momento di prendere questa situazione in un modo non serio, perché la situazione non è grave, è drammatica. Quindi io vi saluto e spero quest'anno di poter venire come tutti gli anni nella vostra città di Tirbujú e cantare per voi, abbracciarci, festeggiare, fare grigliate, fare di tutto. Ma perché questo accada, dobbiamo oggi stare a casa e avere tutte le precauzioni che i nostri, sia per quanto riguarda voi, anche per noi in Italia, presidenti ci danno, i consigli dei medici, delle persone che veramente hanno capito la gravità di questo coronavirus. Ciao a tutti, amici di Tirbujú, Craiova, di tutta la Romania, io vi voglio bene e mi raccomando, state a casa e prendete la cosa sul serio, così non accadrà niente, né a voi, alle vostre famiglie, ai vostri figli, ai vostri nonni, a tutti quanti, a tutti gli amici. Mi raccomando, state a casa. Ciao!